Shalom, my name is Henry De Luca. I come from Italy, Napoli, and I am glad to read now in Italian a poem of your magnificent poet, Yehuda Amichai. Ho visto per la via, una sera d'estate, ho visto una donna scrivere parole su un foglio aperto, sul legno di una porta chiusa, e ripiegare, infilare fra lo stipite e l'uscio e andare via. E il suo viso non l'ho visto, né il viso dell'uomo che doveva leggere il messaggio, e neanche le parole ho visto. C'è una pietra sul mio tavolo su cui sta scritto Amen, frammento di una lapide, reliquia di un cimitero di ebrei, distrutto un migliaio di anni or sono, nella mia città natale, una parola, Amen, intagliata nel profondo della pietra, un duro Amen, conclusivo per tutto ciò che fu e non sarà. Un dolce gorgheggiante Amen, come salmodiato. Amen, Amen, così sia. Lapidi si spezzano, parole fuggono, cadono parole nell'oblio, labbra che le dissero si sono fatte polvere. Lingue muoiono come figli d'uomo, rinascono altre lingue alla vita. Dei cambiano in cielo, si avvicendano gli dei, e le preghiere restano sempre.